Parlando dell'omicidio del figlio, Daniela Di Maggio, la madre di Giovan Battista Cutolo, aveva detto che in quel pub di Piazza Municipio si erano scontrate le due anime di Napoli e ad avere la peggio era stato suo figlio. Queste parole, che si riverberano nel giorno dei funerali del musicista 24enne, però hanno obbligato alla risposta Antonio Cesarano, il padre del giovane Jenny, ucciso a 17 anni in Piazza Sanità il 6 settembre del 2015. Non è vero che ci sono due Napoli, ha detto Cesarano. La città è una sola e non può perdere i suoi figli. La cosa più importante è seguire questi giovani, seguire le proprie famiglie, dire oggi qua c'è lo Stato, cioè lo dobbiamo far sentire, perché se no ci ritroveremo a piangere altri bambini di questa Napoli, non ce lo possiamo più permettere. In occasione dell'incontro promosso dalla Regione, dalla Fondazione Polis, da Libere e da altre associazioni, alla Basilica di Santa Maria della Sanità sono intervenuti anche il sindaco Manfredi e l'assessore regionale alla legalità Mario Morcone. Noi non è che possiamo distinguere le tante vittime che abbiamo avuto in questi anni, vittime della violenza, vittime della camorra, è una lunga fila di giovani vite che sono state sacrificate e che noi dobbiamo ricordare tutti allo stesso modo perché sono l'eredità morale della città che noi dobbiamo ricordare e dobbiamo utilizzare per spingere a un miglioramento della nostra comunità. Questa stagione di violenza a Napoli e nelle periferie, francamente, tende un attimo ad immalinconirti, ma noi non possiamo naturalmente farci schiacciare da questo e rinnoviamo l'impegno proprio nel nome di Jenny Cesarano e perché la città, ha diritto ad essere bella come belli devono essere i suoi cittadini. A riconoscere la presenza di una luce di speranza, il presidente della Fondazione Polis, Don Antonio Palmese. Ecco, io credo che oggi, alla luce dei funerali, ognuno di noi porta con sé sentimenti, propositi, soprattutto propositi di cambiamento della propria condizione per cambiare questa città. Però credo che nella memoria di questi tre ragazzi che stiamo per ricordare, che stiamo ricordando stasera, c'è un metodo, ripeto, di impegno concreto. Il pudore dei genitori, la concretezza dei genitori nel voler cambiare il territorio e soprattutto la permanenza dei genitori in questi territori per ricordare che la morte davvero non è l'ultima parola.